sono andato avanti, articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come mezzo, come sistema per appianare certe controversie internazionali. Cosa abbiamo fatto? Perché abbiamo cambiato nome alla guerra, abbiamo chiamata missione di pace, così come gli inceneritori li abbiamo chiamati termovalorizzatori, gli spazzini sono gli operatori ecologici, i ceti sono i non vedenti, e noi abbiamo svilito anche la lingua italiana. Omero era il poeta non vedente, poi, io vedo in laboratorio da me i soldati che rientrano dall'Iraq, che rientrano dall'Afghanistan, che rientrano dall'ex Jugoslavia, devastati dalla malattia. Malattia di origine tecnica. Questi si respirano le polveri delle esplosioni e si ammalano di cancro velocissimamente. E questi vengono da me nel mio laboratorio, vengono a morire nel mio laboratorio, perché io posso semplicemente dirgli: guarda che tu, nel tuo fegato, nel tuo pancreas, nei tuoi polmoni, sei pieno di queste polveri e stai morendo di cancro, grazie, arrivederci. E lo Stato mi abbandona queste persone. Io quindi mi sono accorto che noi stiamo facendo la guerra, che stiamo facendo una strage, che poi ignoriamo le stragi che facciamo, cioè fingiamo di non vedere, molto ipocritamente. Articolo 21 della Costituzione. L'articolo 21 dice che io ho la libertà di esprimere le mie opinioni e di riunirmi in associazioni, in partiti, eccetera. Qui abbiamo la più bella dimostrazione che non è vero. Noi abbiamo un senatore che si è dovuto incatenare per dimostrare che noi esistiamo, che noi siamo persone che hanno un'opinione, hanno il diritto di esprimere, di riunirci. In partiti, eccetera. È stata fatta ad hoc una legge, un regolamento, un qualche cosa che impediva a noi, o voleva impedire a noi, di riunirci e di esprimere la nostra opinione in maniera democratica, come si dovrebbe fare. Andando avanti, articolo 32. L'articolo 32 dice che lo Stato si prende cura della propria salute e si prende cura degli indigenti che non hanno la possibilità di pagarsi le cure. È vero, semplicemente non è vero. Lo Stato mi mette in condizioni sempre di più di ammalarmi, sempre di più, perché costruisce sistemi, impianti, soprattutto ha una gestione di questa barca di cui dicevo prima assolutamente scriteriata, in cui la salute non conta nulla, anzi, la salute è diventata un business. Ve lo dimostro subito. Come si fa a fronteggiare una malattia? Ci sono varie maniere. La maniera migliore è quella di fare della prevenzione. La prevenzione si fa in tre maniere: primaria, secondaria e terziaria. La primaria dice: io non mi ammalo, faccio in modo da non ammalarmi. La secondaria dice: io ti faccio una diagnosi precoce, quindi ti metto in condizioni di poter essere curato precocemente. Si sa che se tu sei curato precocemente la malattia è più guaribile, più debellabile. La terziaria dice: io so che tu sei ammalato, sei ammalato gravemente, ti curo con le medicine migliori che esistono. Ora, la primaria è, cioè quella che ti dice non mi ammalo, non ti devi ammalare, è la maniera più economica e più sicura per non incorrere nella malattia, non ammalare. Se io non mi ammalo, non mi ammalo, cioè è una tautologia, no? Non, se non contraggo la malattia, non mi ammalo. Ma non è un business questo, perché se io non mi ammalo, è finita lì la storia, sono sano. Cosa dicono i medici e i farmacisti scherzando quando augurano, quando fanno gli auguri a qualcuno? Vita lunga e malaticcia. E certo, perché se tu vivi tanto e vivi sempre malaticcio, io ti curo e non curo nato. E allora cosa si fa? Si fa la prevenzione secondaria, che è quella che fa lo Stato spacciandola per prevenzione, sempre nell'ambito dell'articolo 32. Allora io ti prendo tutti gli anni, ti faccio la mammografia, ti metto un dito e ti sento come la prostata, poi ti do una cura, ti faccio tante belle analisi, faccio delle belle cliniche private, raccolgo i soldi con Teleton, poi con quei soldi magari vado a fare un viaggio di salva, vado a vedere gli orsi bianchi come è stato per un noto oncologo, faccio tantissime belle cose e guadagno tanti soldi. Se poi questi, se tu mi applico la prevenzione terziaria,
farmaci, perché i farmaci costano delle cifre paurose. E allora lì ti faccio la vaccinazione dell'HIV, ti faccio la vaccinazione adesso per il papillomavirus, a bambini di 11 anni, e divento veramente sguazzo veramente le donne. Questo non è ciò che dice l'articolo 32. L'articolo 32 dice che tu non ti devi ammalare. Poi ti dice che gli indigenti devono essere curati, ma in laboratorio dove avevo i soldati che dicono: io non ho più un soldo perché per le cure ho rovinato la mia famiglia. Allora io faccio loro le analisi che a me costano 1500 euro ogni volta che infilo qualcosa sotto il microscopio, li faccio gratis, ma mi prendo cura di quello che lo Stato ignora. Tra parentesi, a questo proposito vi dico che se noi riusciremo ad avere il rimborso delle spese elettorali, metà di questo rimborso andrà proprio sia per le ricerche sulle malattie da inquinamento, quelle che lo Stato ignora, sia per pagare le cure a questi indigenti che non hanno di che mangiare, cioè o muoiono di fame o muoiono di cancro. Normalmente muoiono poi di tutte e due cose. Poi, continuando nella lettura della Costituzione, mi sono imbattuto negli articoli 56 e 58. Sono due articoli analoghi. Il primo, 56, parla della Camera, il 58 parla del Senato, e dicono tutti e due: i rappresentanti Camera e Senato dei cittadini devono essere eletti a suffragio universale, con delle limitazioni di età per il Senato, e devono essere eletti direttamente dai cittadini. Non è vero. Voi avete la possibilità di dire: voi avete deciso che votate per il bene comune, ok, però dite: Montanari mi sta sull'anima, io non lo voglio, allora voto il candidato numero 12. Non potete farlo. Se voi votate per il bene comune, vi dovete toccare Montanari, perché noi, che siamo il gruppettino che tiene le redini, abbiamo deciso che Montanari è capolista e di Emilia Romagna, in Puglia, eccetera. Questo non è giusto, non è nemmeno costituzionale, perché se io vi sto sull'anima, avete tutti i diritti di dire: non ti voglio, preferisco un altro candidato. Questo voi non lo potete fare. E questo è un piccolo, grande colpo di Stato, perché a questo punto i partiti possono fare tutto ciò che vogliono, mettere quello là perché mi fa comodo, quest'altro in questo posto chiaro perché mi fa comodo, non si può fare.